Cari amici di Tel Aviv, siamo qui al congresso intereuropeo della divisione intereuropea e siamo qui a questo piccolo stand di ADRA, in questo caso è solo ADRA Italia? Sì, Adra Italia. Ok, quindi siamo qui al piccolo stand di ADRA Italia, il quale propone varie cose. Adesso domanderemo alla nostra amica che si chiama? Elisa e c'è anche il mio collega Luca. Luca, Elisa e Luca, che ci presenteranno che cosa c'è sullo stand e quali sono le varie attività che ADRA Italia sta promuovendo in questo momento. Allora, in maniera particolare stiamo promuovendo un progetto in Namibia di un campo umanitario che si svolgerà per la quarta volta nel periodo estivo dell'anno per la ristrutturazione di alcune strutture che sono state edificate già diciamo, a partire da 4 anni a questa parte per un orfanotrofio, per la costruzione dei servizi sanitari e un dormitorio sempre per questo orfanotrofio e di anno in anno si va di intensificare l'attività in questo villaggio in cui c'è questa scuola. Con noi verrà anche un medico, in particolare un dentista, con un kit per cui si promuoveranno anche delle iniziative di tipo sanitario lì sul posto e sempre all'interno del progetto, nel periodo di questi 20 giorni, si trascorreranno alcuni giorni nel deserto del Kalahari facendo la distribuzione di materie primarie e per promuovere e invogliare le persone ad essere partecipi nel progetto stiamo promuovendo la vendita di ovetti di cioccolata, di alcune, abbiamo anche qui le bottiglie dell'olio realizzato nella cooperativa agricola in Sicilia, in una comunità. E anche le magliette di Adra Italia, dove sul retro appunto riporta il logo di Adra e con invece il fronte che riporta questo slogan eccezionale, dare una mano colora la vita, Okay. insomma. Vediamo intanto queste magliette. Qual è il significato di queste mani, Luca? Allora, ci sono le mani colorate appunto perché vogliamo rappresentare con diversi colori le varie differenze che ci sono all'interno, diciamo, delle persone. E poi appunto siamo convinti che aiutare le persone rappresenta un modo per rendere la nostra vita più interessante, più colorata e sicuramente gratificante. Qual è il tuo ruolo, Luca, in ADRA? Come mai sei dietro questo banchetto? Allora, noi diciamo abbiamo vari settori in cui lavoriamo. In questo momento sia io che Elisa ci siamo divisi i compiti e portiamo avanti comunque le attività insieme perché ci piace condividere molto le idee. Nello specifico, io ultimamente mi sono dedicato molto alle attività svolte dalle nostre sedi locali. Infatti qui abbiamo delle foto ritraenti alcuni progetti. Le sedi locali sono appunto degli uffici dislocati nelle varie città italiane e gestiti appunto da gruppi di volontari locali che portano avanti dei progetti di vario tipo, come per esempio la mensa a Cesena, oppure i centri diurni, o i corsi di italiano, oppure gli interventi in seguito ai terremoti. Quindi diciamo, ho seguito nello specifico questi progetti. Poi ovvio che comunque condividiamo tutto, quindi anche quello che fa lei ci scambiamo sempre pareri e è più bello così, diciamo. Invece tu, Elisa, qual è il tuo ruolo qui in ADRA? Ma come diceva anche Luca, cerchiamo molto di lavorare in team, quindi quando dobbiamo valutare la realizzazione di un progetto, la promozione del progetto, diciamo che magari lui si occupa, Luca, più degli aspetti amministrativi e gestionali, poi magari per la promozione ci penso un po' più io, però bene o male. Ci piace lavorare in squadra, cerchiamo sempre di confrontarci perché i progetti non si possono mai realizzare da soli, no? Quindi questo è Tu un po'. ci hai parlato di questa possibilità di utilizzare i fondi che verranno raccolti nell'aiuto a queste popolazioni nel Kalahari e altri progetti comunque in attività missionarie. Ma raccontaci un po', qui in Italia, ADRA, su che cosa sta lavorando al momento? Quali sono le aree di presenza? Noi sappiamo che c'è una collaborazione col Banco Alimentare, per esempio. Dici un po' qualcosa in Italia. Diciamo che le varie sedi dislocate in Italia grazie alle chiese, no? Perché
quasi sempre quando c'è la Chiesa Avventista c'è una sede ADRA che collabora molto col Banco Alimentare, per cui questo permette di dare diciamo un pacchetto con una spesa minima per gli indigenti delle varie città. Quindi questa è una delle attività che si fanno. In alcune sedi c'è anche la raccolta di distribuzione del vestiario, in altre sedi si fa dopo scuola, cioè diciamo che dipende sempre a seconda dei volontari che hai sul luogo, per cui ci sono alcune sezioni che hanno attivato dei corsi di alfabetizzazione per stranieri, e altre sezioni che fanno, per esempio a Parma esiste il laboratorio compiti in cui seguono dei bambini negli orari pomeridiani per la scuola, quindi a seconda dei volontari che ci sono nella sezione si possono realizzare varie attività. La nostra mission, il nostro interesse è quello di rivolgerci lì dove ci sono disagi sociali, in Italia. Cioè il nostro sguardo non è rivolto soltanto verso l'estero, ma anche dove vediamo dei disagi sociali nell'Italia ci piacerebbe poter intervenire. Questo dipende sempre poi dalle risorse che si hanno. Quindi possibilità multiple in settori altrettanto multipli. E qui vediamo anche alcune delle cose che presentate. Avete qui degli ovetti, avete del miele e poi andiamo a vedere un attimo di qui. L'olio che è un olio particolare. È un olio prodotto in Sicilia, però quello che si intende di più di olio è lui, per cui... Allora chiediamo all'esperto di oli. Sì, diciamo che questo è un prodotto appunto in Sicilia dalla cooperativa Arcobaleno e siccome da tanti anni c'è una collaborazione con la cooperativa che è amica di ADRA, quest'anno abbiamo deciso di realizzare una collaborazione e acquistando appunto da loro quest'olio che viene prodotto anche grazie al lavoro dei ragazzi che sono nelle strutture sociali appunto di questa cooperativa, quindi abbiamo comprato quest'olio con una doppia valenza sociale, diciamo, e aiutare la cooperativa nel portare avanti le sue attività e poi una volta che promuoviamo quest'olio per la vendita cerchiamo di raccogliere anche dei fondi per il campo umanitario. Ci sembra una cosa carina appunto dare questa doppia valenza sociale a un prodotto che comunque è un prodotto sano, biologico e quindi è anche molto utilizzato nella nostra dieta. Poi fa parte della cucina mediterranea tipica italiana, no? Quindi se voleste proporre un qualcosa al pubblico che ci sta guardando da casa, cosa vorreste dire? Qual è la frase che avete più nel cuore da trasmettere per far capire in qualche modo il messaggio di ADRA alla società che ci circonda? Diciamo è quello che è nella maglietta, cioè una vita va vissuta a colori, no? Per cui si intensifica quando ci diamo una mano tra di noi, ma dalle piccole esigenze ai grandi progetti, no? Questa è, per cui dare la mano è per noi lo slogan principale che sentiamo dentro come motivazione. Perfetto, quindi un messaggio del Vangelo applicato per mezzo dell'ambito del sociale per dimostrare al prossimo la vicinanza in qualche modo del Creatore per mezzo di noi tutti che siamo salvati da questo Creatore, giusto? Quindi bellissima questa prospettiva di ADRA, ADRA Italia, ma non solo, perché ADRA è anche sparsa nel resto del mondo, no? Sì, ADRA è una rete internazionale di circa 120 uffici nazionali. E dove appunto diceva Elisa c'è la Chiesa, c'è anche ADRA e ADRA è una delle prime 10 più grosse agenzie internazionali nel settore dello sviluppo e della cooperazione, quindi insomma ci fa capire anche che non stiamo parlando di un'associazione qualsiasi ma di un'associazione che è molto radicata nel territorio ed è anche molto apprezzata, quindi siamo orgogliosi di far parte di questa rete così capillare, così ben strutturata. Tanto l'acronimo per i telespettatori è Adventist Development and Relief Agencies, quindi è un'agenzia per lo sviluppo, in poche parole tradotta in italiano. Quindi grazie per questo, diamo un saluto a Luca e ad Elisa. Grazie a voi. E un saluto a tutti i telespettatori a casa.